Ehi, fai piano. Giusto? A me piace roba reale, tipo storie e requisiti. Per me è meglio se tutti pensano che io sono un branco di teppisti da strapazzo. Certo, alcuni lo sono, li uso per depistare. Li faccio lavorare per la strada. Per me possono pure morire, ma i miei uomini li addestro con ciò che ho portato dal mondo. Dai, non farmi bere da solo. Tattica, fatti un goccio. Psicologia, intercettazioni. E si avvicina al Rossi Fremont ed è solo quello che vuole vedere. Droga, armi e furti. Non ho ancora capito che ai piani alti. Poi uno mi ha detto che sono una casa da furti. Sembrano tanto quelle cose che si mettono ai bambini quando sono nella furti. Ho preso tutti i cuscini per non farli schiacciare la testa. Altro che casa. Spero che Bedbug ce la faccia. Gli sto dando fin troppa fiducia e non so se è all'altezza. Ma ora solo lui può farmi entrare. Spero di non ammazzarlo. Preso una decisione? Sì, non ne parlerò. Non ne vale la pena, non vuoi così. Devo entrare nel palazzo e restare vicino al segnale di Bedbug. Se perdiamo il contatto, quello va nel pallone. Devo tenerlo calmo. Ti comporti come se fosse la prima volta che vieni lasciato. Beh, mi fai fare la figura della stronza. Ehi, amore. Meglio restare. Devo entrare nel palazzo e restare vicino al segnale di Bedbug. Se perdiamo il contatto, quello va nel pallone. Devo tenerlo calmo. Cos'è stato? Ehi, ma è quello che penso io. Non mi riguarda. Non sono mica un tecnico. Molla il clutch, un coglione! Oh!
Sì. Sei pronto? Sì. Tu dove sei? Molto vicino. Vai. Il mio dito è sempre pronto sul tasto play se provi a fregarmi. Se questi mi prendono... Si fida, dovresti saperlo. Che c'è sul piano di... Non lo so, amico. Stanze. C'è una stanza in cui Iraq non fa entrare nessuno. Tu oggi ci entrerai. Non esiste. No, non posso. Senti, lì c'è una specie di porta di sicurezza. Non preoccuparti. Basta avvicinare il telefono. Entrerai in quella stanza. Non sono una spia. Io odio i poliziotti. Meglio. Io non lo sono. Sto cagando sotto. Ascoltami bene e muoviti quando te lo dico. Ci penso io. Ok. Ora, vai. Sì, sì. Non voglio farlo. Vai, veloce. Sì. Oh, cazzo. Cazzo! Carlo, quanti anni hai? 19, ne ho 19. Cristo. Sei un ragazzino. Nonna dice che sono sempre stato grosso. Muoviti. Va bene. Non ne vale la pena. Non dovrei essere qui. Vaffanculo! Cazzo! Roba da pazzi! Ehi, ma che succede? Muoversi. Vado. Non ne vale la pena. Ok, vai. Perché bazzichi con queste teste di cazzo? Sono la mia famiglia. Chissà chi può ricadere. Tu hai famiglia? Sì. Figli? No, tu? Chi lo sa? Merda, non farmi ridere. Già, è meglio di no. Non dovrei essere qui. Vai avanti. Ok. Non voglio farlo. Ok, ora. Ok. Vai, vai. Vai, vai. Vado. Fai attenzione. Roba da pazzi. Muoviti. Vaffanculo! Cazzo! Vai, veloce! Va bene. Roba da pazzi. Non voglio farlo. Non ne vale la pena. Vaffanculo! Cazzo! L'avevo detto a quel vecchio stronzo! L'avevo avvisato! E lui era colpa a me, che cazzo!
Perché bazzichi con queste teste di cazzo? Sono la mia famiglia. O così credevo. Tu hai famiglia? Sì. Figli? No, tu? Chi lo sa? Merda, non farmi ridere. Già, è meglio di no. Vai avanti. Sì. Ah, non voglio farlo. Ok, vai. Ok. Non ne vale la pena. Sono sempre fastidiosi. Roba da pazzi. Ma che cazzo è? Ok, ora. Vado. Vai, vai. Vaffanculo. Cazzo. Dai, dai, sì, fa attenzione. Non dovrei essere qui. Volta. Ascolta, ci stai invitando? Tu avvicinati. Solo Iraq può entrare. Aspetta, guardo attraverso il tuo obiettivo. Il computer è di là. E tu perché lo fai? Non è il tuo mondo. È complicato. Abbiamo tutto il tempo. Diciamo che Iraq ha fatto del male alla mia famiglia. Voglio risposte. Non è così complicato. Forza! Dai, bello, non posso stare qui. Dammi un minuto, non me l'aspettavo. E te l'avevo detto che solo Iraq... Zitto.
computer è di là. Cazzo, ma si gela qui, amico. Freschi i server. Cristo, ma c'è roba di pregio. Ecco, avvicinati. Merda. Cosa? Tu resta lì. Aspetta, non ancora. Torna lì. Che succede, Bebba? Aspetta, non è quello che sembra. A te cosa cazzo sembra? Perché a me sembra che stai cercando di fottermi. Ma come cazzo no, sei entrato? Calmati. No, ti voglio bene, lo sai. No. Oh. Che ti ha pagato qui? No, 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 senti. Non mentirmi. No. Non devi raccontarmi cazzate. È così che ripaghi la mia fiducia. Andiamo, amico. Siamo fratelli, io non c'entro niente. È colpa sua. Che cazzo dici? È molto vicino. No, non buttarmi di sotto. Non mollarmi. Andate, trovate quello stronzo. Bedbug, che è successo? Non aveva commesso errori. E Iraq? Andiamo, non è così bravo, non facciamo... Cazzo, la colpa è mia? Non ho recuperato molto. Spero che basti. Scapperà, queste strade sono nostre. Crede pure bravo, tanto lo troviamo. Fare la figura del... Qui abbiamo finito, qui non c'è. Dimmi che hai novità. Il download era parziale, ma ho scoperto comunque qualcosa. Il suo computer è pieno di roba per ricattare chiunque. Senti come si chiamano le cartelle. Sex tape polizia. Corruzione capo Bloom. Falle del CTOS. Iraq ha in mano l'arma più pericolosa di questa città. Infatti la polizia sta lontana. Probabilmente ha parlato con il capo. Riesci a vedere dentro le cartelle? No, ma ci provo. Ce n'è anche una sul Merlot? Merlot. Sì, eccola. Bene. Arrivo subito. Ehi,
funziona? Bedbug, sei vivo? Esci subito da lì. Sono fuori. Ho pensato che potevo aiutarti ad avere le tue risposte, sai, sulla tua famiglia. Il video che abbiamo visto. Irak mi ha fatto delle domande, voleva scoprire che cosa ne so di Rose Washington. Rose Washington? Non so chi sia, ma è la tipa nel video. Irak dice che è morta. Ok, grazie. Mi servirà. Sì. Senti, io e te siamo pari, no? Siamo pari. Gran bel lavoro.